Tutti friends dal vostro super Corris, eccoci qua ragazzi. Faccio questo video per continuare a testimoniare quello che dico ogni volta, dato che spesso uno può dire: ma quello youtuber dice una cosa e non ci sono riscontri. Io quando parlo cerco di darvi sempre dei riscontri effettivi, vi do dei riscontri effettivi, perché mi piace dimostrare che le mie teorie non sono inventate da qualcuno scemo che si sveglia la mattina e si inventa qualcosa, ma da una persona che le cose le pondera, le ragiona e poi alla fine le dimostra. Parliamo di PS5 Pro, perché io sono stato il primo subito a dire: se in questa generazione di console escono le console mid-gen, le versioni pro delle versioni che noi già abbiamo attualmente delle console, è una vergogna per vari motivi. Punto primo, siamo in una generazione di console che dopo 4 anni ancora riesce minimamente a ingranare, perché con la scusa che le console non sono state vendute, ed è una bugia perché sappiamo che le console sono state vendute nello stesso numero di quanto erano state vendute nei primi anni della vecchia generazione, si sta continuando a fare dei giochi per le vecchie console. Le nuove console non sono sfruttate minimamente, ad oggi non c'è un gioco che spinge veramente al limite le nuove console. Quindi l'uscita di una versione Pro che va a potenziare neanche di tantissimo queste console che ancora vengono sfruttate fa ridere. Perché far uscire un hardware più potente quando anche la versione attuale delle console non viene sfruttata? È un controsenso, non c'ha senso. Dato che anche quest'anno, soprattutto in ambito sportivo, continueremo a giocare gli stessi giochi di PS4 dopo 11 anni. Quindi non ha senso minimamente. Come non ha senso spacciare per rivoluzione una console Pro che effettivamente ha la stessa architettura delle console attuali, un'architettura vecchia di 4-5 anni, e che quindi va a migliorare di poco quelle che sono le prestazioni delle console attuali. Si punta a sto 4K upscalato a 60 fps con un ray tracing lievemente migliore, ma di fatto il vero miglioramento non esiste, ragazzi. È un miglioramento talmente esiguo che di base, ragazzi, le versioni Pro non hanno senso di esistere. Xbox adesso sappiamo che farà una versione non Pro dalla stessa potenza, che va semplicemente a migliorare forma e consumi. PlayStation invece ributta fuori una console assolutamente inutile, poco più potente di quella che c'è attualmente e che ancora viene minimamente sfruttata dopo 4 anni. Dove sta il nesso logico? Non c'è. Semplicemente fregare dei soldi a quei 4 polli che adesso andranno e si compreranno la PS5 Pro pensando di avere una bestia in mano. Io vi ho subito detto, appena esce la PS5 Pro, io proprio per protesta, ma anche perché non ho un effettivo bisogno, però per protesta mi compro il PC. Infatti adesso comprerò un PC e vi dimostrerò come il PC, la PS5 Pro, non se la pensa neanche. Proprio per rispondere a tutte quelle persone convinte di prendere una console mostruosa, potentissima, senza sapere che avrà in mano un PC di 4-5 anni fa e neanche di fascia alta. Pensate un po' voi, la potenza mostruosa di questa console, che tutti vi spacciano per iperpotente per farvela comprare, perché bisogna vendere con i link Amazon, con le affiliazioni, con le pubblicità per aiutare i propri canali, i propri siti. Non è così. La PS5 Pro è una PS5 un po' potenziata, ma ha dei limiti enormi, visto che l'architettura è la stessa, limiti che non possono essere cambiati. Come al solito, prima di continuare, invito a iscrivervi a tutti i miei canali, lasciate un like se volete, seguitemi sui miei social, c'è la mia raccolta fondi per la beneficenza, Supercorris and Friends, link di PayPal in descrizione, chi mi aiuta verrà ringraziato, pure un euro donato va in beneficenza. Ragazzi, quando parlo di mandarli a Israele, io non li mando per aiutare Israele, che sta a fare tutto su burro, per la crisi in Israele, penso che sia intelligente, li manda a Save the Children, all'UNICEF, per aiutare i bambini e le persone che stanno in difficoltà, non le manda a Israele, a Netanyahu, per far bombardare ancora. Cioè, non penso che ci vuole la coccia per capire questa cosa. Ci vuole perché mi ha scritto: li dobbiamo mandare a Israele, così gli aiuti ancora di più a fare la guerra. Ma che cazzo ti dite, Ficè? Li mando a chi c'ha bisogno in quella zona di bambini e cose varie, no a Israele, dundi. C'è l'aiuto e sostegno al canale, abbonamenti, donazioni. Potete aiutare il mio canale a sostenersi e a migliorare. Anche là, link di PayPal in descrizione. Scrivete donazione canale se fate la donazione su PayPal. Allora, ora vi farò vedere un filmato. Vi farò vedere dove si parla di un filmato di un canale YouTube, Player Inside, ve lo dico, le news della domenica che sono andate in onda ieri, dove un programmatore parla di PS5 Pro. E adesso lo commentiamo.
Nelle scorse settimane si è parlato di quello che sta cominciando a diventare un po' il segreto di Pulcinella, ovvero PS5 Pro. Eppure, alcuni non capiscono il senso di questa nuova console mid-gen di Sony, soprattutto alcuni sviluppatori. Christopher Dring di GamesIndustry.biz ha partecipato alla GDC, ovvero la Game Developers Conference, e stando a quanto riportato dal giornalista, parlando con alcuni sviluppatori, sembra che questi non abbiano neanche idea di quale sia il senso di PS5 Pro. Secondo molti sviluppatori, infatti, una PlayStation 5 mid-gen non sarà necessariamente un vantaggio per Sony nelle vendite o in chissà che altro. E soprattutto sembra che molti sviluppatori stessi non sentano la necessità di una PlayStation 5 Pro, poiché non sarebbero riusciti a sfruttare bene neanche PS5 standard finora. Questo cozza con i recenti rumor dell'insider Tom Henderson, che avrebbe dichiarato che i giochi, per potersi fregiare dell'etichetta PS5 Pro Enhanced o una cosa del genere, per adesso chiamiamola così, dovranno avere quantomeno queste caratteristiche: la risoluzione upscalata a 4K con la tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution, l'aggiunta o il perfezionamento del ray tracing e un frame rate di 60 fps costante. Quindi, in base a quello che è stato detto da Player Inside, che è molto più informata di me e degli altri, gli sviluppatori, molti si chiedono il senso dell'uscita di una PS5 Pro. Non me lo chiedo io che sto qua e gioco quello che mi passa, il convento, quello che esce, che posso giocare. Gli sviluppatori, coloro che creano i giochi, hanno detto: perché esce questa PS5 Pro? A che senso ha? A livello di vendite, non farà innalzare le vendite di PS5 perché costerà tanto e quindi molta gente non se la compra, ragazzi. Quando cioè, se devi spendere 600 euro, cotto 900 euro, ti fai un PC già molto migliore di PS5 Pro, che gira meglio di PS5 Pro. Ti fai un PC che ti gira in 1080 perfettamente. Tanto i 4K della PS5 Pro, ragazzi, sono 4K farlocchio, lo sappiamo. Non è niente di paragonabile al vero 4K che giochi su PC, nativo, quello proprio fluido. È un 4K upscalato, quindi una parte dell'immagine, cioè il 4K... maggior parte dell'immagine è una risoluzione variabile. Allora vi dico io, la gente si è stufata. A che Pro fai uscire la Pro? Nessuno lo capisce. Quindi, le vendite, anzi, non solo non miglioreranno, migliorerebbero le vendite se continua a produrre questa PS5 qua. E come è sempre accaduto, cala di prezzo, quindi arrivando a 400, 350, 300 euro, molta gente si può comprare la PS5. Invece no. Uscirà una console nuova che costerà molto di più. E cosa porterà? La possibilità, appunto, perché poi lo standard pazzesco 4K, ripeto, farlocco, lo standard di PS5 Pro, i 60 fps che ci abbiamo quasi sempre anche su PS5 normale, e il ray tracing da inserire se c'è, migliorato se non c'è, da inserire. Il ray tracing, abbiamo visto, PS5, ragazzi, è un qualcosa di talmente piccolo e banale, fatto a casaccio perché non è fatto benissimo, e quindi pochissimi giochi ce l'hanno. Il vero ray tracing sta su PC, se lo volete vedere e ve lo volete godere. Quindi praticamente è uno specchietto per le allodole promettere la definizione 4K, quando già anche qua sulla confezione è scritto 8K. Promettere frame rate sbalorditivi, invece si gioca, se va bene, a 60 fps, quando su PC giochi a 120 qualsiasi cosa, c'è un PC decente. E quindi questo è il discorso, ragazzi. Sto refresh di Sony che va a migliorare quelle... le solite puttanate. Sarà una console un po' più potente di PS5, che costerà un botto rispetto alla PS5, che già si trova a prezzi sempre più scontati e di cui nessuno sente la necessità, perché lo sviluppatore dice, giustamente, quello che vi ho detto io da un anno, da appena si è chiarita questa situazione che sarebbe uscita PS5 Pro. Che vi ho detto io, ragazzi? Allora, nessuno sente la necessità perché non va a migliorare di netto le prestazioni, quindi uno, quello che può fare su PS5 Pro lo fa anche su PS5 con qualche limitazione in più. E in più, ragazzi, non se ne sente la necessità per il discorso che PS5 ancora viene sfruttata al meglio. È una console che oggi ha ancora tanto da dare. Ancora nessuno sviluppatore riesce a portare al limite PS5, visto che di solito i giochi che vanno al limite di una console arrivano a fine generazione, l'ultima parte. PS5 uscito da 4 anni, ancora nessuno, e riesce a spingere la console al limite, e lo vuole fare perché stiamo ancora giocando i giocarelli su old gen. Giustamente, chi si impegna a fare un gioco davvero next gen?
forse di macchine, ripeto, assetto corse competizioni, che è mostruoso, è un gioco incredibile e assolutamente paragonabile alla versione PC, salvo una grafica un po' inferiore, ma comunque bella. Per il resto, ragazzi, su PS5 cosa stiamo giocando davvero next gen e ci fa percepire la potenza di queste console next gen, oppure che sfrutta queste console bene? Niente. Quindi vedete che anche i programmatori dicono: perché dobbiamo avere una console nuova quando ancora sfruttiamo minimamente l'hardware di quella vecchia? Non ha senso. Vedete la puttanata, l'ennesima stronzata Sony. E noi mi dite c'è ragione, dopo ve l'andate a comprare, perché mi dice c'è ragione, il VR non serve e dopo vi comprate il VR. Il DualSense Edge non serve e ve lo comprate. Il Portal non serve e lo comprate. Se non serve, non ve lo dovete comprare, ragazzi. E non accampate sempre le solite scuse: io sono appassionato, io sono patito. Anch'io sono appassionato di macchine, ma non è che mi compro 100 vetture perché sono appassionato. La passione la puoi curare anche vedendo le cose da fuori, non acquistandole per forza. Ecco perché vi dico, fatevi furbi, perché se a Sony vi facciamo fare un tonfo economico con l'uscita di queste cose assolutamente inutili, vedete che Sony, se puttanate qua, non le può fare più. Questo è quello che penso io. PS5 Pro oggi è semplicemente un modo per fregare altri soldi all'utenza senza dargli niente di più, perché i giochi sono quelli che usciranno anche su PS5 normale. La potenza sarà lievemente superiore, ma niente di sconvolgente, come molti fanno passare, 30 teraflop. Sì, ma poi all'atto pratico di un gioco non cambia quasi nulla. Il gioco esce quasi nelle stesse condizioni della versione normale, quindi qual è il problema? Beh, umiliare tutti quelli che hanno preso PS5 4 anni fa dandoti fiducia, quando gli hai promesso GT7 PS5, God of War PS5, tutta sta roba PS5, e l'hai fatto pure per PS4. E oggi a 4 anni di distanza stiamo ancora giocando i giochi per PS4. Questo è il discorso. E tu fai uscire una console più potente, che tra cui, come vi hanno detto in tanti, è sempre una console che ha la potenza di un PC di 4 anni fa. Fascia media. Fascia media, ragazzi, rendiamoci conto noi. Quindi, fatevi furbi, io vi dico, io mi prendo il PC, arrivo in settimana, salvo imprevisti, e vi farò vedere com'è il mondo PC. Anch'io non l'ho mai avuto un PC per giocare, e quindi ci si apre un mondo insieme. Vi farò vedere quanto è meglio spendere qualcosa in più, fare veramente il salto di qualità e non continuare ad andare dietro a case produttrici di console che devono solo monetizzare prendendo in giro i propri clienti. Ciao, aglio. Wow!